In America l'80% delle bambine di 10 anni ha paura di essere grassa e a 6 anni di età si mettono in discussione rispetto alla propria immagine. Non pensiamo che in America sia diverso da qui, perché non è assolutamente così. In Italia e nei paesi occidentali in generale siamo tutti nella stessa barca. In Italia si pensa che tra le 150 e le 200.000 donne, quindi non preadolescenti o adolescenti, quindi già per questo siamo fuori di una grandissima fascia d'età, siano affette da disturbi del comportamento alimentare. Il 40% di chi è affetto da questa patologia ammette a se stesso la presenza di un disturbo alimentare dopo 2 o 3 anni dall'esordio della patologia. I disturbi alimentari rappresentano la prima causa di morte tra le giovani donne italiane di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Solo il 30% delle donne che sono affette da questi disturbi alimentari giungono all'osservazione, solo il 10% degli uomini. Uomini, perché questa che è una patologia che fino a 10 anni fa si considerava al femminile, in realtà ci stiamo rendendo conto che non è affatto al femminile, interessa anche l'altro sesso e lo interessa in maniera altrettanto grave. Il problema con il sesso maschile è che, essendo stata fino ad oggi considerata una patologia femminile, oltre al sentimento della vergogna legato a una patologia così subdola e così strana, c'è il sentimento di vergogna legato al fatto dell'identità, che sono un maschio perché ho questa patologia. La maggior parte quindi dei pazienti che giunge alla nostra osservazione arriva tardi, e perché la consapevolezza di malattia arriva tardi, e perché tardi arriva alla formulazione di una diagnosi e quindi l'indicazione a un servizio di cura. Non solo, ma quando arriva poi questa formulazione della diagnosi, il punto è che sul territorio le strutture pubbliche specializzate nel trattamento di questi disturbi non ci sono, o quantomeno non soddisfano il bisogno di cura. Se considerate che nella regione Lazio abbiamo solo 6 posti letto pubblici, capite qual è il dramma considerando il livello di popolazione. Non solo, sono patologie terribilmente invalidanti, tanto che hanno diritto, per le invalidità che si generano, all'esenzione. Quindi capite la gravità di queste patologie. Il 50% dei disturbi alimentari sono quelli considerati sotto soglia, che non è che siccome sono sotto soglia sono meno gravi, meno pericolosi, meno problematici degli altri. Anzi, sono quelli che maggiormente giungono all'osservazione clinica. E di questi pazienti, la maggior parte dei pazienti affetti da NIANAS sono quei pazienti, o dall'ANS e quant'altro, sono quelli che poi in realtà sottendono all'obesità. Perché disturbi del comportamento alimentare e obesità sono assolutamente interrelazionate tra loro. Quindi spesso e volentieri l'obesità è semplicemente una condizione morfologica, fisica, di ciò che in realtà è un disturbo del comportamento alimentare che ha la base. L'altro aspetto interessante che sta emergendo, e che in realtà poi nel DSM-5 ancora non viene considerato sotto un'altra area, sono i disturbi del comportamento alimentare nei maschi. Allora, socialmente viene accettato un uomo muscoloso, con gli addominali scolpiti, eccetera. Si chiama bigoressia, è una patologia. L'exercise addiction è una patologia. Così come l'ortoressia, che è la parte, diciamo, un altro aspetto dei disturbi del comportamento alimentare nel maschile, che apparentemente sono quelli che dicono: io mi nutro sano, mangio solo questo e quest'altro no. In realtà, mangiando solo questo e quest'altro no, si deprivano di tutta una serie di alimenti di cui il nostro corpo ha bisogno. La figura femminile, come negli anni, è cambiata come immagine di bellezza. Guardate l'inizio del Novecento, 2010, è considerata icona di bellezza. Le nostre adolescenti ambiscono a questi target qui, che tra l'altro sono anche ritoccati da Photoshop, quindi voglio dire, è davvero complicato. I fattori di rischio sociale, la diffusione di siti blog in aneggiamento alla magrezza assoluta, i proana e i promia, non so se li conoscete. È stata fatta una proposta di legge per oscurare questi siti,
E per l'ennesima volta un'altra proposta di legge che sta ferma in qualche polverosa scrivania al nono piano. Comunque, proprio perché chiaramente sono patologie che interessano la mente prima e il corpo poi, le complicanze mediche dei disturbi del comportamento alimentare sono drammatiche. Questa è un'immagine che mostra tutti gli apparati che vengono interessati da queste patologie. Queste sono le complicanze che affliggono poi chi invece fa da meccanismi un po' di compenso quali il vomito e tutte le complicanze mediche legate appunto all'obesità, che è l'altra faccia della medaglia. Io credo che bisogna ripartire da qua, tutti. Noi ci proviamo. Come? Intanto lavorando con un approccio multidisciplinare integrato, dove tutte le figure professionali mettono del loro e mettono del loro le loro competenze. Come è composto il nostro centro, la nostra equip? Da tutte le figure professionali, quindi la dottoressa Bancheri, che è la responsabile di psicoterapia, la dottoressa Rato, che ci parlerà poi degli aspetti tutti nutrizionali, la dottoressa Mori, che poi spiegherà nel dettaglio presentando il nostro codeclinico per tutti gli aspetti endocrinologici, più tutti i psicologi, i psicoterapeuti, la psicodiagnostica, il laboratorio analisi, il personale infermieristico. Come funziona da noi? I pazienti giungono a noi con una richiesta del medico di famiglia per prima visita per disturbi del comportamento alimentare, e al quale può seguire o meno l'apertura di un PAC. All'interno di questa prima visita viene effettuata tutta una fase di valutazione di tipo multidisciplinare, quindi sia medica che psichiatrica, nello stesso giorno. Alla fine il paziente viene preso in carico sotto tutti quanti gli aspetti. La strategia terapeutica si fa una riflessione condivisa, ci si riunisce, si parla e si cerca di capire qual è l'approccio più indicato per quel tipo di paziente. E viene proposta una fase terapeutica multidisciplinare, appunto. Perché il multidisciplinare? Perché il trattamento multidisciplinare dà il 70% di esiti positivi in questi tipi di patologie. Quali sono i vantaggi? Innumerevoli. Un solo svantaggio: i costi elevati, perché chiaramente mettere insieme figure professionali specializzate, altamente qualificate, insieme è costoso. Tra l'altro bisogna trovare persone intelligenti con cui lavorare, perché il conflitto e gli interessi personali stanno sempre in agguato, quindi ciascuno tende a difendere il proprio porticello, e in un lavoro con queste pazienti che già tendono alla frammentazione del gruppo, già di per sé essere non collaborativi e di frammentare è estremamente complicato. Buongiorno a tutti, ringrazio Francesca De Clesia e il professor Paolo Girardi per avermi invitato oggi a parlare di un argomento a me molto caro, ovvero il ruolo delle diete non tanto come agente curativo dei disturbi del comportamento alimentare, ma, e questa è una visione forse relativamente nuova per alcuni di voi, come causa di disturbi del comportamento alimentare. Vi presento alcuni dati, questo è uno studio ormai di 15 anni fa, pubblicato sul British Medical Journal e condotto su una popolazione di circa 2000 adolescenti che sono stati seguiti per un periodo di circa 3 anni. Quello che si è visto è che coloro che conducevano delle diete con una severa restrizione calorica erano a 18 volte più a rischio di sviluppare un disturbo del comportamento alimentare rispetto a chi non faceva nessuna dieta. Per chi faceva una dieta a un livello moderato di restrizione calorica, che sono quindi la stragrande maggioranza delle diete, il rischio di sviluppare in futuro, nell'anno successivo, un disturbo del comportamento alimentare era incrementato di 5 volte rispetto a chi non aveva mai fatto una dieta. Anche la morbidità psichiatrica era predittiva del rischio di sviluppare un comportamento alimentare, ma nell'insieme la maggior parte dei disturbi, di nuovi disturbi del comportamento alimentare, insorgevano proprio in chi faceva le diete. E se vogliamo andare a vedere questi dati da un altro punto di vista, possiamo vedere che delle ragazze che facevano una dieta fortemente restrittiva, una ogni 5 sviluppava nell'anno successivo un disturbo del comportamento alimentare.
fra chi faceva una dieta moderatamente restrittiva il rischio era di sviluppare disturbi del comportamento alimentare una ogni 40, e pensiamo che queste sono la stragrande maggioranza delle adolescenti che noi incontriamo giornalmente e che cercano di restringere l'introito di cibo per poter corrispondere a dei modelli ideali di peso. E in realtà chi non faceva nessuna dieta aveva un rischio di sviluppo di disturbi del comportamento alimentare molto relativamente basso, ovvero di uno ogni 500 persone. Va anche notato che 2/3 di tutti i nuovi casi di disturbi di comportamento alimentare si sono manifestati nelle ragazze che facevano la dieta in modo moderato, in quanto erano per lo più la maggior parte. Uno studio posteriore pubblicato su Pediatrics nel 2003 in realtà conferma questi dati, è uno studio anche più ampio, prospettico, su 15.000 bambini e adolescenti di un'età compresa fra i 9 e i 14 anni che sono stati seguiti per 3 anni. Il 25% delle ragazze era a dieta, il 14% dei ragazzi erano a dieta cosiddetta occasionale, un numero per fortuna più piccolo di ragazze e ragazzi, il 4.5-2.2%, era frequentemente a dieta. Il dato che potrebbe sorprendere, a noi che operiamo nel settore in realtà non sorprende, è che nei 3 anni di follow up chi stava a dieta aveva preso più peso rispetto a chi non seguiva alcuna dieta. Le conclusioni dello studio è che per molti adolescenti la dieta non soltanto è inefficace per controllare il peso corporeo, ma anzi aumenta il rischio di sviluppare un aumento di peso. Anche questo studio conferma la pericolosità delle diete nel futuro sviluppo di disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo il binging, cioè il mangiare incontrollato. Rispetto a chi non aveva mai fatto una dieta, i ragazzi e le ragazze che facevano diete raramente avevano un rischio aumentato di 4 e 5 volte rispettivamente di sviluppare binging, ovvero abbuffate. Chi faceva dieta frequentemente il rischio era ancora più alto, di 8 volte superiore e di 15 volte superiore rispettivamente nei ragazzi e nelle ragazze che erano frequentemente a dieta. E un altro studio che ci conferma questo dato, anche questo condotto su 2.500 adolescenti seguiti per 5 anni, chi era a dieta o metteva comunque diverse strategie in atto per controllare il peso, che potevano essere il vomito, l'assunzione di lassativi, l'incremento dell'attività fisica, aveva dopo 5 anni triplicato il rischio di essere sovrappeso, aumentato di 6 volte il rischio di sviluppare abbuffate e di 2.5 volte il rischio di utilizzare comportamenti estremi rispetto a chi non metteva in atto alcuna strategia di controllo di peso. I ricercatori concludono che fare la dieta non è un comportamento innocuo, è altamente pericoloso e può essere il primo segnale di una progressione a comportamenti più severi, che abbiamo visto purtroppo esitano anche nella perdita della vita di questi bambini e adolescenti, e dovrebbe essere affrontato prima possibile proprio per limitare la catena potenziale di eventi avversi. È anche importante sottolineare che nessuna delle strategie di mantenimento del peso ha dimostrato di avere benefici in termini di riduzione del peso corporeo. Fino a 5 anni di follow up è stato pubblicato poi successivamente un altro studio che ha fatto un follow up a 10 anni che ha confermato questi dati, e neanche le cosiddette pratiche salutari, quindi mangiare frutta, verdura e aumentare l'attività fisica, se veniva fatto all'interno di una dieta non portava nessun risultato. Le conclusioni sono che la dieta e particolarmente l'utilizzo di metodi non salutari per il controllo del peso aumentano sia il rischio di assunzione di peso e anche quello di sviluppare disturbi del comportamento alimentare. Voi vi domanderete, beh, com'è possibile? In realtà le cause sono molte, non le possiamo analizzare tutte in profondità, però quello che sappiamo è che chi fa la dieta si ritrova in una situazione di fame, e la fame è un potentissimo stimolo, e questo lo vediamo anche nei modelli animali, ad abbuffarsi, quindi è una risposta biologica compensatoria che noi abbiamo scritto nel nostro DNA. Noi abbiamo gli stessi programmi di sopravvivenza che hanno gli animali. Quando il corpo percepisce la starvation, cioè la fame, risponde con queste spinte poderose a recuperare poi il peso perso e le calorie perse. Il binging, la abbuffata, porta all'obesità. Non dimentichiamo anche che il fare continuamente diete cambia l'efficienza metabolica, quindi il metabolismo rallenta, addirittura i neuroni che comunicano con le cellule adipose cambiano messaggero e mandano una molecola che si chiama neuropeptide Y che dice al tessuto adiposo di conservarsi. Quindi non è così infrequente quando noi ci dicono ma noi mangiamo poco e ingrassiamo. In realtà quello che abbiamo visto nei modelli animali
è che per aumentare di peso è necessario mangiare di più, ma si può mangiare anche il 20-30% in più e prendere peso come se si ha mangiato il 60-70% in più, proprio per questo cambiamento di metabolismo che parte dal sistema nervoso centrale e che è di nuovo una buona risposta del corpo a quella che viene percepita come una reazione di stress. Quindi il tessuto adiposo viene vissuto come un tessuto protettivo e isolante che aiuta l'individuo a sopportare meglio lo stress. Non dimentichiamo anche che chi fa la dieta non aderisce in maniera permanente a quelle che sono delle buone abitudini, quindi quello che dicevamo prima, il consumo di cibi a basso indice glicemico, la frutta, la verdura, la presenza di fibra. In chi fa la dieta viene adottato in termini on e off. Quando fanno la dieta assumono un tipo di regime dietetico che poi abbandonano completamente. Questo dobbiamo saperlo una volta per tutte, non solo non porta nessun beneficio in termini di mantenimento del peso corporeo, ma aumenta il rischio di aumentare di peso e quello di sviluppare disturbi del comportamento alimentare. In realtà questo già si sapeva nel 1944, in cui Ansel Keys fece questo esperimento su 36 maschi sani, giovani, sani dal punto di vista fisico e sani dal punto di vista mentale, che erano degli obiettori di coscienza che non erano andati in guerra. Li hanno arruolati in un esperimento in cui loro venivano messi a digiuno per studiare poi la metodica migliore di rinutrizione per poter poi rinutrire i prigionieri che stavano ritornando dalla guerra e che erano stati messi in un regime ipocalorico per molti anni. E quello che hanno fatto, li hanno prima uniformati tutti a una dieta di 3200 calorie e dovevano camminare 5 km al giorno e poi per 3 mesi hanno ridotto la dieta le calorie del 50%, 1600 calorie, pensate che 1600 calorie per molti è una dieta normocalorica, però questi erano uomini di 70-80 kg che camminavano 5 km al giorno, hanno perso in 3 mesi il 25% del peso corporeo. Quello che è stato incredibile realizzare è che la maggior parte di loro ha sviluppato disturbi del comportamento alimentare. 4 sono usciti dallo studio perché non ce l'hanno fatta, hanno sviluppato abbuffate, uno è stato pescato a mangiare nell'immondizia, no? Quindi questa è l'esperienza che prima hanno letto le attrici di questa ragazza che mangiava nell'immondizia, è fortemente frustrante e crea un'enorme sofferenza, ma è biologicamente sana, cioè il nostro corpo è disperato, ricerca assolutamente il modo di mangiare e non sono loro matti, e questo va detto, sono risposte biologiche messe in atto dal nostro cervello basale. La maggior parte di loro hanno continuato a mangiare eccessivamente dopo il termine dello studio. Uno di loro, Jasper Garner, ha descritto una cavità che era lunga un anno, cioè una cavità interiore grande un anno di tempo per poterla colmare. E tra tutte queste 32 persone che sono rimaste nello studio, i tempi di riabilitazione sono variati dai 2 mesi ai 2 anni. Quindi vedete com'è poderoso il meccanismo di restrizione calorica nell'indurre non soltanto disturbi del comportamento alimentare, ma anche incremento di peso, perché quello che loro hanno fatto, meni, vedete scritto qui, hanno messo su peso poi di fatto, quel peso rappresentato soprattutto da grasso, e non hanno potuto recuperare immediatamente quella quota di muscolo che si era persa. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi con i nostri pazienti, questo non vale come approccio all'obesità, ma vale soprattutto per chi fa abbuffate, è cominciare a rifiutare la mentalità della dieta, quindi cominciare a capire che non esiste una dieta che ci salverà, quella dieta che finalmente ci libererà dal nostro peso e ci farà raggiungere il peso ideale. E si comincia a riconoscere i segnali interni di fame e di sazietà e onorare la propria fame e rispondere in maniera adeguata alla fame che è mangiare. Fare pace con il cibo vuol dire darsi permesso in condizione di mangiare e capire che non esistono cibi proibiti, perché finché noi pensiamo che esistono dei cibi proibiti, quei cibi saranno sempre uno spettro e non avremo la capacità di regolarci rispetto a quei cibi. Ma se noi possiamo realmente mangiare tutti i cibi, va da sé che mangiamo quando abbiamo fame, quando siamo sazi smetteremo naturalmente di mangiare. Quindi sfidare il poliziotto interno, cioè quella voce spietata dentro di noi che ci dice che siamo immeritevoli di praticamente di tutto solo perché abbiamo mangiato una fetta di torta, no? Non siamo più in grado di avere controllo solo perché abbiamo mangiato una fetta di torta. Quindi andare a riconoscere le voci interiori del poliziotto, capire la soddisfazione che ci dà mangiare e accettarla e ricercarla, capire che il cibo spesso viene utilizzato come compenso a delle emozioni che vengono ritenute inaccettabili, mentre invece qui si fa il percorso di comprendere che ciascuna emozione è accettabilissima, non esistono emozioni cattive
cattive o brutte, possono far male ma sono tutte accettate, il rispetto del corpo e nel tempo anche il rispetto della salute, quindi non è che abbandoniamo l'idea di insegnare a mangiare bene, perché ovviamente nutrirsi di cibi a basso indice glicemico e che creano salute è uno dei presupposti fondamentali per mantenere in salute. Quindi il paradosso è che noi oggi abbiamo un'epidemia di sovrappeso e obesità a fronte di importantissimi deficit nutrizionali, perché i cibi sono i cosiddetti cibi immondizia, che sono elevati in calorie ma deficitari di nutrienti importanti, e quindi chi si nutre di quei cibi sarà molto più a rischio di sviluppare dipendenza, di non potersi controllare nei riguardi del cibo. Grazie. Quello che mi è venuto in mente è che i pazienti affetti da disturbo alimentare prima di tutto sono affetti da solitudine istituzionale, perché abbiamo visto non c'è un substrato istituzionale che permette un'accoglienza rapida ed efficace, affetti da una solitudine individuale che è difficile da colmare e da trattare. Quindi è fondamentale fare rete, è fondamentale creare strutture che siano in grado di accoglierli rapidamente, soprattutto di non farli sentire più soli. Questo è il concetto fondamentale, e parlo da medico ospedaliero, da medico che fa ambulatorio anche ovviamente di endocrinologia. Avere sempre la possibilità di offrire del tempo. Tempo vuol dire anche semplicemente il tempo per farli passare e farsi dire come stanno. Questo credo che sia fondamentale. Comunque, l'obiettivo principale è quello di cercare di raccontare come operiamo, e abbiamo deciso di farlo attraverso un racconto, una narrazione, il racconto di un caso clinico. Questo è un nostro paziente, ovviamente il nome Francesco è un nome inventato, è un paziente di 24 anni. Io l'ho visto la prima volta circa 6 mesi fa, dopo quel colloquio valutativo che avete visto, come vi ha spiegato Francesca De Clesi, avviene a diversi livelli in psichiatria. Questo ragazzo è stato un bambino obeso. Sappiamo anche che l'obesità è un fattore di rischio, l'obesità infantile, per il successivo sviluppo di disturbi alimentari. La caratteristica è che questo disturbo alimentare viene diagnosticato spesso tardivamente, perché un ragazzino obeso che decide di mettersi a dieta non fa paura a nessuno, anzi siamo tutti molto contenti, ma poi quando la situazione sfugge di mano ce ne accorgiamo troppo tardi. E questo non parlo soltanto della famiglia, ma parlo anche di noi medici. Questo ragazzo a 14 anni pesava 100 kg, quindi decide di fare una dieta, di cominciare a fare attività sportiva e perde spontaneamente peso, arriva a 75 kg, il peso si mantiene stabile e circa 3-4 anni prima del nostro incontro decide di iniziare a fare arti marziali. Contemporaneamente che cosa succede? Che sviluppa tutta una serie di disturbi gastrointestinali non meglio precisati. Fa tutta una serie di indagini, va dal gastroenterologo, va dal medico di famiglia, fatto sta che non esce fuori nulla, però il gastroenterologo, il medico di famiglia, insomma, gli consigliano una serie di accorgimenti alimentari per evitare queste crisi dolorose dell'addome, e lui però mi dice che questa dieta, queste indicazioni poi lui le aveva modificate in funzione di quelle che erano le sue esigenze e la sua sintomatologia. Fatto sta che questo ragazzo ha perso più di 20 kg nell'arco di questi 2 anni, e quindi è giunto a noi. A questo punto io ho chiesto al ragazzo, perché è un punto fondamentale poi dell'inizio della relazione, perché sei qui, che cosa è che ti ha spinto a venire qui da noi? E le ragioni sono queste: l'astenia, si sentiva fiacco, aveva dovuto smettere di fare arti marziali, fortunatamente aveva incontrato qualcuno che in palestra gli aveva detto non venire più, però lui continuava a correre, faceva tapirolan tutti i giorni. C'era l'insistenza dei familiari, preoccupati per lo stato chiaramente di deperimento, aveva una grossa difficoltà di concentrarsi negli studi universitari, accusava una riduzione del desiderio sessuale, secondo lui questa era una dei motivi per cui aveva rotto con la sua fidanzata, e poi c'era anche il sospetto di una possibile patologia tiroidea, visto, e quindi c'era anche l'apporto del medico e dell'endocrinologo, quindi aveva deciso di venire.
In effetti il medico di famiglia gli aveva prescritto, per escludere un problema tiroideo all'origine di questo dimagrimento, gli esami degli ormoni tiroidei, ed era uscito fuori questo quadro che non esprime altro che la presenza di una tiroidite, di cui già sapevamo l'esistenza, e di una bassa T3, che vuol dire semplicemente un meccanismo di adattamento dell'organismo rispetto ad una situazione di malnutrizione. L'organismo, come già ci spiegava la dottoressa Raso, si adegua alle condizioni di malnutrizione e che fa? Riduce tutti quelli che sono processi che non servono e soprattutto riduce il metabolismo. L'esame obiettivo ci rivela un ragazzo con una cute estremamente secca, un sottocutaneo praticamente assente, un'ipotrofia muscolare, ipoteso, bradicardico, con un addome effettivamente trattabile ma anche diffusamente dolorabile, con un timpanismo enterocolico molto accentuato, c'era gonfio, si palpava una grossa corda colica a sinistra, probabilmente un accumulo di feci, e visto che tra i disturbi che lui riferiva c'era anche la stipsi, ma soprattutto un BMI molto basso, 16.2, quindi francamente sottopeso. Riferiva a una riduzione del desiderio sessuale, abbiamo fatto anche un esame dei genitali, quindi aveva dei testicoli di dimensioni lievemente ridotte e anche di consistenza lievemente ridotta. Dal colloquio inoltre emerge proprio che lui, proprio per cercare di vincere questa stipsi ostinata, usava la sativi, che peraltro non faceva altro che accentuare i dolori colici. E talvolta non era proprio un abuso, talvolta però ne abusava ne assumeva addirittura fino a una scatola al giorno, anche se non era continuativo l'uso dei lassativi. Quindi abbiamo richiesto una serie di esami, alcuni dei quali sono compresi chiaramente in quel pack di cui vi ha già parlato Francesca, più ovviamente un diario alimentare. Quando torna dopo circa 15 giorni, e dagli esami che cosa si può vedere? Innanzitutto l'emocromo ha una pancitopenia, cioè ha una riduzione dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine. Non è una cosa drammatica, però è un campanello d'allarme. E sappiamo che la pancitopenia può essere una delle manifestazioni appunto dell'anoressia grave. Ha un'ipoglicemia, un'ipercolesterolemia, anche questo è un dato abbastanza caratteristico dei pazienti affetti anoressia. Ha un potassio basso, e questo può essere legato all'uso dei lassativi, un calcio ai limiti della norma, e delle transaminasi mosse. Le transaminasi, cioè gli enzimi epatici, che possono essere spesso o di steatosi epatica, oppure proprio di sofferenza, di un'autofagia delle cellule epatiche. I dosaggi ormonali che cosa ci rivelano? Un testosterone basso, una forma di ipogonadismo ipogonadotropo, cioè una bassa produzione di ormone sessuale, ad origine ipotalamica, cioè centrale, alta. Anche questo è un meccanismo di adattamento, fa il paio con la menorrea delle ragazzine anoressiche, soltanto che nell'uomo non c'è la menorrea. Però lui ha un testosterone basso, questo non fa altro che poi peggiorare anche lo stato del trofismo muscolare e anche ovviamente incide sul suo desiderio sessuale. Ha un'ipercortisolemia, anche questo è un dato ovviamente già noto nei pazienti anoressici, e un elettrocardiogramma che fortunatamente non ha alterazioni della conduzione, però ci conferma che è bradicardico. Dal diario alimentare viene fuori che lui non assume più di 800-900 calorie al giorno, mangia preferibilmente in solitudine e pesa la pasta, che è l'unico carboidrato che lui assume. Ha eliminato i dolci, ha eliminato il pane, i condimenti, e la sua, diciamo, giornata tipo è un caffè con un frutto più uno yogurt magro, a pranzo un piatto di pasta di 70 grammi, oppure 70 grammi che pesa sempre ossessivamente tutte le volte, oppure un secondo piatto con un contorno, la cena, un contorno, sempre senza pane e senza condimenti. Quindi possiamo dire che è un paziente che presenta una serie di segni e sintomi fisici e biochimici che testimoniano un avanzato grado di malnutrizione e sofferenza fisica. Quindi la prima cosa che faccio abitualmente è quello di spiegare, cioè cercare di spiegare al paziente che cosa sta succedendo, metterlo di fronte alle evidenze dei fatti. E cercare anche di spiegare che quello che accade, quello che lui prova,
In parte è legato proprio alla malnutrizione. L'astenia, ad esempio, può essere legata alla condizione di ipoglicemia costante in cui questo paziente versa. La riduzione della libido, il desiderio sessuale, abbiamo visto, è legato all'ipogonadismo, cioè alla bassa produzione di testosterone, che è una risposta adattativa dell'organismo. Se io sono malnutrito non mi posso riprodurre, quindi che cosa faccio? Abbasso la produzione degli ormoni sessuali. Le alterazioni elettrolitiche, cioè i bassi livelli di potassio legati all'uso degli assetivi, possono dare complicanze cardiologiche gravi, soprattutto se in questo paziente che ha ancora valori di potassio di 3, quindi non gravissimi, però se non migliora, se non prende dei provvedimenti e addirittura peggiora, è chiaro che si possono scatenare aritmie cardiache anche fatali. E soprattutto quello che spiega al paziente è che sta rischiando di morire. Quindi il paziente, devo dire, che a queste parole è rimasto un attimo stordito. Quindi ci sono una serie di prescrizioni che vanno fatte. Deve interrompere qualsiasi attività sportiva, deve assumere integratori di potassio, programmiamo insieme l'uso degli assetivi, levare al paziente immediatamente un qualcosa a cui lui fa affidamento, che lo rassicura, può essere controproducente. Quindi è necessario in qualche modo trovare un accordo, programmiamo insieme, cerchiamo di limitare i danni. Quindi programmiamo l'uso del lassativo. Il lassativo non lo può prendere più di 2 volte a settimana e non più di 4 compresse. Deve eliminare la bilancia della pasta, è inutile, ormai sono 2 anni che la pesa, lo sa benissimo a occhio quant'è. E riprogrammo ovviamente un controllo a breve. Dopo 20 giorni torna ed effettivamente i suoi esami mostrano qualcosa di diverso. L'emocromo, effettivamente, non tutti i parametri chiaramente sono tornati nella norma, però certamente non c'è stato un peggioramento. La glicemia è sempre a limiti bassi, il potassio è 3-4, le transaminasi stanno tornando nella norma. Quindi vuol dire che ha smesso di correre, questo me lo conferma, cioè ha smesso di fare qualsiasi attività fisica, ha assunto gli integratori, ha usato gli assetivi nell'arco di questi 15 giorni, in realtà meno di quello che era stata la prescrizione, non ha utilizzato la bilancia e non ha modificato lo stile alimentare, ma non gli è stato chiesto di modificare lo stile alimentare, l'obiettivo della prescrizione era un altro. Anche se dice di aver provato ad aumentare le porzioni di pesce e di carne. Ma soprattutto quello che mi dice è che si sente meglio. Il peso non è variato, ma non mi aspettavo una cosa diversa. Ed è già importante che il peso non sia sceso. Nei 2 mesi successivi, ovviamente procediamo parallelamente, c'è un confronto settimanale, nei 2 mesi successivi succede qualcosa, il paziente perde di nuovo peso, perde 2 chili, viene quindi prescritto un integratore alimentare ipercalorico, perché ovviamente dobbiamo cercare di tamponare. Questa prescrizione genera un notevole grado di ansia nel paziente, anche noi, però teniamo, nel senso che il paziente non viene inviato a questo punto a pronto soccorso, perché ci rendiamo conto che qualcosa si sta muovendo, anche se c'è stato questo effetto negativo della perdita del peso. Ed effettivamente nel corso dei colloqui è emersa una cosa bizzarra, che il paziente segue la stessa alimentazione della madre, che però è stata sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica, quindi è costretta a mangiare in quel modo perché ha fatto quell'intervento, intervento che ha fatto perché era obesa. Non solo, ma la madre nasconde al padre il tenore dell'alimentazione del figlio. A questo punto, ovviamente, dall'equipe emerge un'idea. Si decide di proporre un patto al paziente, si chiede a quel punto si spiega innanzitutto che lui non ha alcuna necessità di seguire l'alimentazione della madre. La madre era obesa, è costretta adesso a seguire quel tipo di alimentazione perché è stata operata, ma lui è un'altra cosa, non ha quella necessità, quindi gli si chiede di effettuare un pasto completo al giorno, senza parlare di quantità. Cioè gli si danno gli stessi alimenti che lui già normalmente utilizza, ma gli si chiede di abbinare il primo piatto con il secondo, preferibilmente a pranzo, senza mettere condimento, senza fare altro. Decide lui la quantità, però deve abbinare le due cose insieme, deve modificare qualcosa, non deve mangiare più da solo, e il patto è che a quel punto può sospendere l'integratore ipercalorico che gli generava, devo dire, molta ansia. Non si definiscono quantità di cibo, non si parla ancora di recupero del peso. E però
tutto questo ha prodotto un risultato, nel senso che dopo 3 settimane il paziente ha recuperato circa 4 kg, è tranquillo e a quel punto è lui che chiede espressamente indicazioni nutrizionali. Cioè a quel punto possiamo anche noi permetterci di parlare con lui di peso e di cibo e di, passatemi il termine, dieta, ma non è questa, non è la dieta, è di indicazioni nutrizionali. E quindi il paziente nell'ambito delle GIP si decide di inviare, viene inviato dal nutrizionista. Ci troviamo di fronte a un paziente che ci dice che l'attuale sintomatologia è iniziata 3 anni fa, ma non è in grado di mettere in relazione questa insorgenza a nessun evento di vita. È molto compiacente e questo ci spiazza. Perché lui stesso dice ma io non lo capisco come mai sono dimagrito così tanto ed è completamente preso dai suoi risultati negli studi, da questa necessità di avere risultati brillanti, addirittura dorme 5 ore la notte perché, per studiare. È sicuramente compiacente e questo non ha quell'atteggiamento sfidante in cui noi siamo abituati un po' in questo tipo di disturbi, però non è neanche in grado di descrivere la famiglia, cioè dice che sono tutti bravi, tutti buoni, insomma non c'è proprio nessun aggancio da cui partire per risignificare quello che sta succedendo. È molto difficile motivarlo alle cure, ma a un certo punto si apre uno spiraglio. Perché il paziente racconta che è stato obeso e ci dice che fino all'età di 14 anni pesava 100 kg e che il fratello lo bullizzava, lo umiliava per questa ragione. Allora viene restituita al paziente la comprensione empatica del fatto che vedendo il cibo nel piatto sembra rivedere il se stesso di 100 kg. Il paziente coglie ad un livello profondo la comprensione della sua angoscia per un rischio di fallimento del suo processo evolutivo e questa è la vera motivazione per cui il paziente è venuto in ambulatorio e su questo non riusciamo ad agganciarlo, brancolando nel buio, però sentiamo che lui si è alleato con noi. Noi decidiamo di aprire il PAC e di non effettuare la visita nutrizionale perché il paziente ha una difficoltà di descrivere e ammettere il comportamento alimentare restrittivo, cioè sarebbe come dire è un linguaggio che lui in questo momento non può assolutamente parlare. Se si interviene terapeuticamente in nome dell'emergenza senza comprendere il significato, il rischio è quello di risolvere il problema in modo temporaneo, effimero, ma i sintomi si riorganizzano in un altro modo e si cronicizzano e i pazienti non escono più. Allora ci uniamo. Noi il lunedì ci incontriamo in una supervisione multidisciplinare integrata, quindi in cui siamo la parte nutrizionale, la parte endocrinologica medica, la parte psichiatrica, la parte delle psicoterapie e tutti i venerdì ci incontriamo per una supervisione delle psicoterapie. Questo fa circolare pensiero che il clinico si porta nella stanza di terapia quando da solo si trova con il paziente. Allora, che cosa capiamo? Quando ci riuniamo, capiamo che questo paziente ci mette in una condizione di impotenza. E come ci mette nella condizione di impotenza? Perché è compiacente. E quindi abbiamo la sensazione che tutto quello che gli diciamo ci dice sì, ma gli scivola addosso. Facciamo un'ipotesi sul significato dei sintomi e capiamo che è necessario affrontare il senso di onnipotenza del paziente. Come il sintomo, come si gioca nella famiglia di questo paziente? La madre viene descritta come una donna buona, sacrificale, che il paziente sente di dover proteggere e sostenere all'interno della famiglia. Il paziente rivela e nasconde, perché quello è un nucleo molto patologico importante, un'alleanza esclusiva con la madre contro la coppia padre-fratello, che vengono definiti il primo autoritario e il secondo bullo. La madre alimenta l'alleanza con il paziente proprio attraverso il sintomo, cioè mente al marito circa il contenuto dei pasti del figlio. Allora che decidiamo di fare? Innanzitutto si prescrive un antidepressivo, perché? Proprio come forma di riconoscimento e sostegno della sofferenza del paziente, come un primo riconoscimento di un'esistenza. Tu esisti come entità autonoma e stai male.
si decide un inizio immediato di una psicoterapia individuale e, come dire, con molto coraggio decidiamo di non prendere in carico il sistema familiare per due ragioni. Uno, perché all'interno dei vari contesti diagnostici il paziente si presentava da solo e motivato, pure se non ci capiva niente di quello che gli succedeva, però che non riusciva a argomentare le ragioni del persistente calo ponderale, però lui c'era, noi l'avevamo agganciato. E proprio questo sintomo, attraverso il sintomo, ci stava raccontando che aveva fatto un tentativo di svincolo dalla famiglia d'origine. E allora era molto pericoloso non sostenerlo rispetto a questa possibilità e rimetterlo in una situazione di terapia familiare. Si attivano i seguenti setting: trattamento farmacologico, trattamento psicoterapeutico, trattamento internistico endocrinologico, e si comincia a pensare. Quali sono? Perché questo paziente può morire? Può morire per queste due ragioni: per la fusionalità, perché lui non riesce a riconoscere una mente autonoma pensante, e quindi questo difetto di differenziazione e integrazione con la mente della madre, noi lo vediamo in questa compiacenza. Quando lui è compiacente non esiste, non c'è. E nel controllo del cibo, il controllo attraverso il rifiuto, il controllo di entrambi i genitori per difendere un'autonomia che non c'è, una pseudoautonomia, quindi questo calo ponderale non varia. Sappiamo che il paziente con questo tipo di funzionamento concreto psicotico è inserito in un'amalgama familiare in cui la differenziazione e il cambiamento sono vissuti come intollerabile minaccia di perdita e di morte. E quindi per queste ragioni poi le relazioni non possono essere raccontate prima ancora che criticate, non si può toccare niente. Quindi su questo ci fermiamo, l'equipe si incontra e comincia a ragionare, e per molto tempo siamo un po' a mollo in tutta questa impotenza. E allora cominciamo a fare ipotesi. Cominciamo, insomma, da qualcuno dice qualcosa, qualcuno comincia a pensare e cerchiamo ai vari livelli, a livello internistico, di fare comunque operazioni contenitive e di integrazione. E a un certo punto, all'interno della psicoterapia individuale, racconta il nostro paziente che la mamma, che l'esordio dei sintomi coincide con l'intervento di chirurgia bariatrica effettuato dalla mamma, che la mamma cucina per sé e per il figlio e che mangiano cose diverse da quelle del padre e del fratello. E allora è chiara una problematica di separazione e individuazione all'interno del legame con la madre, che trattiene il paziente all'interno di un legame simbiotico. Nella psicoterapia comincia a crearsi un'alleanza terapeutica e proprio l'adesione alle regole del setting genera un peggioramento dei sintomi. Il paziente perde 2 kg e viene prescritta un integratore alimentare, e per la prima volta ci compare davanti il paziente, cioè per la prima volta lui si angoscia, c'è nella stanza e ci dice la sua fatica nella difficoltà dell'assunzione. Allora si comincia a contrattare sui tempi, sui modi dell'assunzione dell'integratore. L'endocrinologa, come abbiamo visto, chiede al paziente di iniziare ad alimentarsi appunto in modo diverso dalla madre, e il paziente coglie questa cosa come qualcosa di mai pensato, no? come qualcosa di nuovo che si poteva fare. Inizia ad aumentare di peso e comincia a questo punto a chiedere informazioni sulla modalità di assunzione dei cibi. Adesso è pronto per fare la visita nutrizionale, adesso può accogliere una indicazione, un aiuto, un'alleanza di tipo nutrizionale, e contemporaneamente inizia a frequentare la sua ex fidanzata. Ci sono 2 aree di criticità nel lavorare insieme, nella formazione dell'equipe.
Una è la possibilità di condividere le diverse di condividere diversi vertici di osservazione senza perdere la differenziazione, perché la tentazione è di sostituirsi quando si comincia a trattare con i pazienti di questo tipo. Invece la cosa più difficile, più importante, è mantenere la propria diversità, la propria specificità e mettere il contributo senza perdere l'identità del proprio ruolo con il paziente. Il paziente ci fa sentire sulla nostra pelle quello che gli sta accadendo e noi in quel momento in cui come equip siamo confusi come lui, proprio in quel momento possiamo cogliere cosa ci sta dicendo con la sua malattia e allora proprio in quel momento qualcuno comincia a pensare e si comincia a risignificare e in questo senso l'osservazione coglie relazioni significative e trasformative e in questo senso cominciano a generarsi pensieri nell'individuo. Grazie.